ispirato la mia amica Laura della Cucina del Cuore. Come vedete, ho stampato qui dal suo blog direttamente la ricetta e andremo a riprodurla. Per realizzarla ci serviranno 600 g di melanzane, 250 g di peperoni dolci, che possono essere circa metà di questi, metà di ogni colore, quindi uno giallo, uno verde, uno rosso. 40 g di aceto di vino bianco, 30 g di zucchero semolato, 100 g di cipolla tagliata a rondelle sottili, 20 g di capperi, 60 g di olive verdi denocciolate, 400 g di passata di pomodoro o anche pomodori pelati che in questo momento non ho messo sul banco per questioni di spazio, 130 g di sedano tagliato a pezzetti, 40 g di concentrato di pomodoro e poi basilico, fresco meglio, quanto basta, olio extravergine di oliva per friggere, ma lei consiglia anche di utilizzare un mix e io farò così, un mix di olio di semi e olio d'oliva. Quindi del sale, quanto basta, chiaramente va sempre assaggiato, e del peperoncino. Inoltre, se volete potete utilizzare anche delle patate, in questo caso 5 patate tagliate a cubetti, ma io ho scelto di realizzare la versione più tradizionale. Quindi senza patate. Iniziamo lavando e tagliando le nostre verdure che ridurremo a cubetti. Mia madre si occuperà dei peperoni mentre io comincerò con le melanzane. Ecco la nostra melanzana tagliata a cubetti a cui aggiungeremo un pizzico di sale. Così. E diamo una bella rimestata per fare in modo che perda l'amaro e perda anche un po' del suo liquido. Lasciamola così riposare per circa mezz'ora. Ecco anche i nostri peperoni tagliati a cubetti. Ecco anche il sedano tagliato a pezzettini della stessa dimensione. E dedichiamoci a tagliare la nostra cipolla a fettine sottili. La cipolla tagliata abbastanza sottilmente. Mettiamo a bollire un tegamino con dell'acqua, abbastanza abbondante, e quando raggiungerà il bollore andremo a gettare dentro il nostro sedano e lo faremo cuocere per 6-7 minuti. Quindi lo scoleremo e metteremo da parte però 3 mestoli di quest'acqua di cottura. Già messo i nostri pelati nel passaverdure e abbiamo ricavato la nostra salsa. Sono circa 400 ml di salsa. L'acqua ha raggiunto il bollore, quindi abbiamo aggiunto il nostro sedano che dovrà cuocere per 6-7 minuti, vi ricordo. E poi ricordatevi sempre che dovete mantenere 3 cucchiai di quest'acqua di cottura perché ci serviranno per la fase successiva. Andiamo a sciogliere 30 g di zucchero semolato in 40 g di aceto di vino bianco. Mescoliamo per bene e prepariamolo per la fase successiva. Prendiamo un tegame abbastanza capiente, aggiungiamo 3-4 cucchiai d'olio, olio extravergine d'oliva, mi raccomando, facciamo scaldare leggermente e quindi andiamo a cuocere, a far appassire la nostra cipolla. Facciamo rosolare la nostra cipolla per 5 minuti. Quindi aggiungeremo con la fiamma media, chiaramente, e quindi aggiungeremo il nostro concentrato di pomodoro e il nostro sedano che avremmo a questo punto scolato. Ecco la nostra acqua di cottura avanzata dopo che abbiamo scolato il nostro sedano e ora preleveremo 3 mestoli di quest'acqua e li metteremo da parte. Ed eccoci qui. Scorsi 5 minuti aggiungiamo il concentrato di pomodoro e facciamo tostare il concentrato insieme alla cipolla per altri 2 minuti. Trascorsi altri 2 minuti aggiungiamo il sedano
e facciamo andare per altri 2 minuti. Rimestiamo per bene, con delicatezza per non rovinare i nostri pezzettoni. Trascorsi 2 minuti, aggiungiamo l'acqua di cottura del sedano e il nostro aceto con lo zucchero e sfumiamo. Vada a bollore e quindi la lasceremo così a bollore per 2 minuti. Quindi andremo ad aggiungere la nostra salsa di pomodoro. Le nostre melanzane hanno riposato per mezz'ora, quindi andremo a risciacquarle e asciugarle per bene con un canovaccio pulito. Dobbiamo eliminare il sale in eccesso, chiaramente. Bollito per 2 minuti, andiamo ad aggiungere la nostra salsa di pomodoro. Vi ricordo che sono dei pomodori pelati del peso di circa 400 grammi. E quindi coperchiamo, facciamo cuocere per 30 minuti a fuoco medio, medio-basso, aggiustiamo di sale e se gradite di pepe o di peperoncino. Io metterò il peperoncino. Aggiustate di sale a questo punto, un po' di peperoncino. Senza esagerare chiaramente, ma è a vostro gusto, e lasciamo cuocere così, fiamma bassa per mezz'ora. Mentre la nostra salsa cuoce, iniziamo a dedicarci alla frittura. Faremo un mix di 50% olio d'oliva extravergine e 50% olio di semi. Una volta raggiunti i 180-190 gradi della temperatura dell'olio, andiamo a friggere prima i peperoni e li cuoceremo per 5-6 minuti, non di più. Devono rimanere croccanti. Scorsi i nostri 5-6 minuti, questo è il risultato, e andiamo a depositare su un foglio di carta assorbente per eliminare l'eccesso di olio. E quindi passiamo alla frittura delle nostre melanzane. Portiamo l'olio in temperatura e quindi iniziamo a friggere le melanzane. Anche queste andranno cotte per 5-6 minuti circa. Comunque dovranno essere dorate, ma non troppo cotte, devono comunque mantenere la loro consistenza. Forse alla mezz'ora spegniamo il fornello e quindi aggiungiamo i capperi, quanto basta, vedete voi quanti ne vorrete mettere, senza esagerare. Quindi aggiungiamo le olive e anche il nostro basilico spezzettato. È fondamentale che questo lavoro sia fatto a fiamma spenta, mi raccomando. Ultimo, aggiungiamo il basilico spezzettato con le mani e non ci rimane che attendere che tutte le nostre verdure siano fritte e unire i due composti. Anche le nostre melanzane sono pronte. Mi raccomando, non devono essere stracotte, devono essere dorate ma consistenti, è fondamentale per questa ricetta. Apriamo a questo punto una ciotola abbastanza capiente e aggiungiamo le nostre verdure. Ho iniziato ad aggiungere i nostri peperoni che sono già tutti belli scolati. Guardate che bei colori! Quindi aggiungiamo adesso le melanzane e la salsa e lasciamo raffreddare per bene perché questo è un piatto che va gustato freddo. Aggiungiamo anche le nostre melanzane e quindi versiamo la salsa. Guardate che meraviglia questo sughetto e le nostre verdure. Uniamo adesso le due parti e mescoliamo con delicatezza per non distruggere tutte le nostre verdure. Con delicatezza e quindi mettiamo a riposo e facciamo raffreddare per bene perché questo è un piatto che va gustato freddo. So che si dovrebbe aspettare che si raffreddi, ma io voglio assaggiarlo subito. Quindi un pezzo di pane. E assaggiamo.
ed è una vera delizia. Dovete assolutamente provare questa ricetta. Complimenti a te, Laura, e a tutti i siciliani. Questa è una grande ricetta. Bravissimi.